Salve ragazzi e bentornati sul canale. Migliaia di utenti come voi e me sono abituati a lavorare con altre persone tramite la condivisione di documenti e altri file quotidianamente. Ed è probabile che, come il sottoscritto, potreste aver avuto nel tempo problemi nel trasferimento dei file PDF a causa delle loro dimensioni elevate. In questo video vi mostrerò come ridurre le dimensioni dei file così da non dovervi più preoccupare dei problemi legati alla massa di questi file da condividere. Prima di continuare, lasciate un mi piace al video ed iscrivetevi al canale per non perdervi importanti aggiornamenti. Iniziamo! Generalmente il modo migliore per ridurre le dimensioni di un determinato file è tramite un programma di compressione. Questi programmi di fatto smontano i file in frammenti e poi ricorrono ad algoritmi per ricomporli. È l'equivalente di smontare fisicamente un oggetto in più parti per consentire a queste ultime di rientrare in una scatola. Il problema legato alla compressione è che chi riceve un file compresso dovrà ricorrere nella maggior parte delle volte allo stesso programma usato dal mittente per ricostruirlo. L'obiettivo di questo video è mostrarvi come eseguire queste compressioni e ricostituzioni di file senza software di terze parti. Quello che faremo è vedere insieme i seguenti passaggi. Comprimere PDF con un solo clic. Comprimere PDF con processo batch. E ridurre manualmente la dimensione del file. Prima di procedere, assicuratevi di avere a disposizione la versione aggiornata e Pro di PDF Element, che ricordo essere disponibile sui sistemi Windows, Mac, iOS e Android. Numero 1. Comprimere PDF con un clic. Generare rapporti tecnici essenziali per servizi IT, e non sorprende quindi che simili rapporti in formato PDF contengano molte informazioni, includenti testo, grafici e immagini. Questo significa che i file potrebbero finire per essere troppo pesanti per una condivisione. Quindi comprimere un file PDF è la cosa migliore da fare per ridurre le dimensioni del file senza sacrificarne il contenuto. Con PDF Element si possono comprimere file PDF per renderli più leggeri. Il vantaggio è che sia il mittente che i destinatari di un determinato file non dovranno ricorrere ad ulteriori software di compressione per accedere al file. Vediamo come procedere. Ricordo solo che la funzione di compressione di PDF Element è una componente della versione Pro e non di quella gratuita. Apriamo PDF Element e clicchiamo su Apri PDF. Apriamo quindi il documento che dobbiamo comprimere. Selezioniamo Strumenti e clicchiamo su Comprimere PDF. Scegliamo di quanto comprimerlo e clicchiamo su Applica. Ora, quello che dobbiamo fare è salvare il documento compresso, quindi File, Salva con nome. Numero 2. Comprimere PDF tramite processo batch. Per alcuni utenti potrebbe essere necessario inviare multipli PDF a diversi destinatari, come nel caso di un avvocato. Purtroppo la maggior parte dei servizi email non consentono di condividere file più larghi di 25 MB e quindi ridurre la dimensione di file PDF è cruciale. Nel metodo precedente vi ho mostrato come comprimere correttamente un singolo file alla volta, ma con PDF Element è possibile utilizzare il processo batch per la compressione di file multipli e nello stesso momento. Vediamo insieme come comportarci. Apriamo PDF Element e clicchiamo su Processo Batch. Nella nuova finestra selezioniamo Comprimere. Ora non dovremmo fare altro che selezionare e trascinare all'interno della finestra l'insieme dei documenti che intendiamo sottoporre a processo di conversione in simultanea. Nelle opzioni di compressione selezioniamo di quanto comprimere i PDF e scegliamo dove destinare i file compressi. Dopodiché clicchiamo su Applica. Numero 3. Comprimere file PDF manualmente. Esiste la possibilità di spezzare in più parti determinati contenuti all'interno di un documento PDF per ridurne le dimensioni. È una funzionalità molto utile per esempio agli addetti alle vendite, che saranno interessati a condividere con i clienti solo determinate parti di file, come per esempio prezzari e simili. Vediamo come muoverci. Apriamo PDF Element e clicchiamo su Apri PDF. Apriamo quindi il documento che dobbiamo comprimere. Clicchiamo su Pagina e su Dividi. Nella finestra pop-up scegliamo il metodo di divisione che preferiamo. Una volta finita, selezioniamo dove indirizzare i nuovi pezzi di file e avremo concluso il processo. Il nostro file sarà stato separato in più file di minori dimensioni,
senza perdere parti di contenuto. Abbiamo visto quindi come comprimere al meglio un file PDF per condividerlo. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia tornato utile. Ricordatevi di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale per non perdervi i nostri tutorial. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto!